Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi facciamo le pagelle di Napoli-Lecce, ragazzi, 1-1. Sto ancora un po' adirato da queste pagelle. Questo foglio che vedete non è con le pagelle sopra, ma mi fa sentire molto conduttore di un programma di Sky, di un programma sportivo, quindi lo terremo. Sono fuori casa, come potete vedere, quindi non facciamo. Allora, a Meret, ragazzi, voglio dare un bel 7 perché al di fuori del gol preso da Colombo, comunque, ragazzi, è stato decisivo sul rigore. Per il resto, tutti i tiri arrivati e parati. Quindi, veramente, ragazzi, ieri Meret è stato uno dei migliori in campo. 7, così come voglio dare 7 a Leo Østigard, assolutamente una delle migliori prestazioni difensive di un giocatore del Napoli. Ieri, veramente, un muro lì in difesa. E voglio dare 6,5 a Kim Min-jae, ragazzi. Veramente anche lui ieri il duo difensivo è stato quasi intoccabile. A parte, ragazzi, l'Eurogol di Colombo, che come vi ho detto, quello secondo me è un caso a parte. Cioè, quello se ci riprova 300 volte non lo segna quel gol. Poi passiamo ai terzini. Olivera prende 5,5, ma secondo me ha fatto comunque una buona partita. Di Lorenzo, ragazzi, ieri veramente sottotono, gli diamo 5. Elmas a centrocampo, a parte il gol, nulla di che, comunque si porta a casa un 6. Ieri veramente anche Issa Ndombele, ragazzi, schifo, schifo, schifo. Do 4 a tutti e due perché veramente hanno fatto schifo. Ndombele ha procurato il rigore, anche Issa per tutta la partita è stato assente, quindi 4. Poi in attacco Politano diamo un 5,5 perché comunque se l'è cavicchiata. A Osimhen nemmeno quello, ragazzi, 5 meno, 4,5 come volete voi. Per me è una prestazione insufficiente quella di Osimhen, perché ieri in queste partite qua il centravanti si deve far sentire. Poi andiamo alle riserve. Parlando di centravanti, Simeone non è stato meglio di Osimhen, però gli mettiamo senza voto perché comunque, ragazzi, è come se non fosse mai entrato in partita. Poi Lozano 5, cioè tu dopo Firenze dovevi riscattarti, dovevi far vedere che avevi grinta, avevi voglia, e mi fai una prestazione del genere da subentrato, non si può vedere, sembrava che stesse giocando da 2 anni la stessa partita, talmente che era spompato. Kvaratskhelia, ragazzi, 5, anche lui, poco o nulla, nonostante ci siano giocatori secondo me che hanno fatto peggio di lui, per me anche Kvaratskhelia è stato sottotono ieri perché quantomeno a Firenze qualcosa l'aveva fatto, ma ieri veramente zero. Poi ragazzi, chi c'è più delle riserve che sono entrati? Ah, Zielinski, forse Zielinski è il più propositivo dei suoi, ma uno dei peggiori perché ha tentato di tutto ma sbagliando tutto. Quindi veramente, a parte la fase transitoria a centrocampo, Zielinski poco o nulla. Mettiamo 5 anche a lui. L'unico delle riserve, dei subentrati, che prende il 6 per me è Stanislav Lobotka, che come sempre fa una partita di qualità, fa una partita di copertura, una partita intelligente. Il suo lo fa, il suo lo fa. Come avete visto, ragazzi, tutta la parte difensiva della squadra, quindi anche Lobotka, hanno preso voti alti perché ieri difensivamente parlando il Napoli è stato perfetto, però l'attacco. Io ancora sto rosicando, ragazzi, da ieri sera perché veramente l'attacco è stato sterile. Ditemi se siete d'accordo con questi pagelloni. Noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale qui sotto, lasciate un pollicione e supportatemi. Forza Napoli sempre!